Chiedo scusa per la mia. Un saluto a gentili autorità presenti, politiche non, religiosi, culturali, a cui tutti giungono i miei più cordiali e distinti saluti. Io sono molto fiero e orgoglioso di essere qui presente per una giornata che è bella e significativa di per sé, ma ancora più bella e significativa perché questo discorso viene effettuato a Piazza Leuzzi, una piazza che mi ha vista protagonista allora, grazie al dottore Raffaele Leuzzi, un personaggio che ha sicuramente segnato un'epoca per quanto riguarda il nostro paese. Però andrò più avanti. Per quanto riguarda questa piazza, allora che è stata inaugurata dal sindaco, il dignitoso Mimmo Nicostro, una persona che ha dato gli allori per quanto riguarda Delia Nuova in maniera concreta, e che si è fatto al lume di candela. E io quella sera, essendo accanto al circolo culturale Spromonte, Mimmo Nicostro e tutte le altre persone che circondano appunto questa associazione, ho detto: quando un giorno potrò essere protagonista io in questa piazza. Ed eccomi qua, il momento è arrivato, io sono appunto molto contento, ed è questo il discorso. Oggi io mi presento a Delia Nuova, un paese dotato di una grande voglia di vivere, grazie all'educazione che i genitori hanno potuto trasmettere ai loro figli. È veramente un paese dotato di grande civiltà che io ho amato sempre. E conto che con il passare del tempo questo paese assuma la dimensione di comune a livello singolo, perché questo sperpero di denari a livello di comuni piccoli ormai è una cosa che va a terminare, perché se non si associano Delia Nuova ai piccoli comuni non c'è niente da fare, è inutile che fanno sindaci, vice sindaci, assessori e cose varie, perché non c'è niente assolutamente da fare. Allora io pensavo che ci fossero delle persone, perché guardate a che punto siamo arrivati. Questo comizio elettorale praticamente è l'unico comizio fatto a Delia Nuova. Unico comizio fatto a Delia Nuova perché? Perché noi siamo ricchi nella sanità, siamo ricchi per quanto riguarda il tutto. A Delia Nuova non manca niente all'appello di tutto quello che si deve pensare, a Delia Nuova all'appello non manca completamente niente. Però siamo poveri nella politica, e questo dobbiamo dare atto. Ma siamo poveri da 30 anni, perché lo vogliamo noi? Perché praticamente non facciamo altro che essere di pressione per quanto riguarda un solo candidato, perché noi potevamo avere in questione il dottore Fedele, un politico vero e proprio. Ma la colpa, se questo discorso sinora non è successo, la colpa sicuramente è nostra, non è del dottore Fedele, perché noi non abbiamo fatto altro che mettere il dottore Fedele fuori competizione, perché è come che il Milan gioca contro la Deliese, e quindi è chiaro. Allora, mettendo il dottore Fedele fuori competizione, allora si crea una fase di cambiamento e di rinnovamento. Questo perché praticamente? Perché i cittadini devono essere coscienti, in quanto la disponibilità della stessa persona praticamente bisogna essere una disponibilità anche accurata. Non bisogna fare pressione sulla stessa persona, perché non facendo pressione sulla stessa persona noi possiamo avere il politico, ma se noi andiamo a fare pressione sulla stessa persona, praticamente questo politico non lo mettiamo in condizione di ospitarlo mai. È un buonasera Delia Nuova, buonasera Ciro, buonasera altri paesi, non viene nessuno a dirlo. Perché bisogna avere una correttezza, bisogna avere una serietà. Allora la prima cosa, la cittadinanza, questo che forse non ha detto nessuno, praticamente non fate pressione sul dottore Fedele. Voi, quando ci sono delle minime cose, cercate di far rivivere questa persona e di riportarlo, se voi volete, attraverso i vostri voti, di riportarlo chiaramente nella politica. E se voi volete riportarlo nella politica, dovete lasciarlo tranquillo. Ecco che oggi c'era una competizione ben precisa. Ecco che ora praticamente ci mettiamo Barillaro eccetera, come i grandi allori, i grandi personaggi che sono passati nel passato, il dottore Prince ad esempio, che nel passato vinceva, ma vinceva di 100 voti. Oggi certo noi non possiamo assolutamente competere, il discorso è che se abbiamo una persona che perde di 100 voti, 200 voti, allora è bello, è competitivo e praticamente ci dà la possibilità a noi di andare avanti per quanto riguarda tutti i sistemi che ci circondano. Ma se la persona non si dà la possibilità di poterlo fare, e allora il discorso cade. E come vedete, nessun politico oggi si è presentato a dire una sola parola a Delia Nuova. A Delia Nuova faccio io. Non l'unico comizio a Delia Nuova, ma stiamo scherzando. Se non venivo io a parlare una parola qua, non veniva nessuno a dire una parola concreta, una parola
insomma, che penso io che come quella appunto di Giovanni Battista nel deserto, perché sono convinto che come quella di Giovanni Battista nel deserto, però un buongiorno di nuovo lo potrebbero dire, mettere nelle condizioni di dare un microfono alle persone, di dire sostanzialmente quello che pensano, quello che hanno in mente, un programma, fare un programma medio piccolo che sia. E allora che cosa facciamo? Cioè, ci presentiamo attraverso le persone a dire due voti a Giordano, due voti a Fedele, due voti a Barillaro, togli una a Barillaro, togli una a Fedele. Ma che cosa sono queste? Ma che modo è di fare politica? Allora il candidato di turno, quando porta una persona che gli andrà a consegnare la scheda, deve dire sì, io ti appoggio, ma tu vieni con me. Presentati al pubblico, fai un programma, ponilo questo programma al pubblico, digli chi sei, chi non sei, cosa vuoi, cosa intendi fare. E allora vedi che io ti raccolgo i voti, però ti aspetto, perché c'è la grande sala a Spromonte dove io ti posso aspettare, dove io ti posso attendere. E questa è la soddisfazione che bisogna dare, non andare a cercare le schede, così indifferentemente si mettono sui muri le persone. E non fanno altro che con le schede, dammi due voti. Ma io non posso essere un migliore politico con un voto, perché non ho una famiglia numerosa alle spalle. Domani sarò superato nelle urne da persone che hanno famiglie numerose alle spalle. E che cosa abbiamo realizzato di concreto? Come si fa a misurare un discorso elettorale? Non si può mai fare per misurare un discorso elettorale. E allora noi praticamente dobbiamo sciogliere il gomitolo e cercare di riallacciarlo pian pianino da capo, cercando di creare le condizioni noi di cambiamento e di rinnovamento e di lasciare libere le persone a fare una giusta campagna elettorale, perché praticamente della nuova si attende il nuovo, si attende il cambiamento, si attende il rinnovamento, ma questo rinnovamento non arriva mai perché non creiamo le condizioni di portare le persone in competizione. E quindi praticamente non si fa altro che vengono fuori schede, perché l'ingegnere Futa sì, verrà, è candidato alla provincia, Raffa è candidato, ma qua non sono passati neanche a prendere un caffè. Ma stiamo scherzando noi, ma stiamo scherzando signori, neanche a prendere un caffè sono passati, per dire buongiorno, e domani porteranno mille voti per quanto riguarda la provincia. E poi non abbiamo avuto atti di solidarietà da questi onorevoli, quando sono successi dei casi eclatanti per quanto riguarda il Regino. Abbiamo mandato degli imprenditori qua per un semplice lavoro, a Carmelino De Bruno, e questi signori non hanno avuto neanche tutti i regini onorevoli che sono seduti al posto, un atto di solidarietà nei confronti di una persona. Ma che ci dobbiamo vergognare? Domani noi, ai cacciatori, agli insegnanti, a tutti quelli che vengono dal regino, gli mettiamo il tappeto rosso agli onorevoli, dategli una calmata una buona volta per tutti, e gli mettiamo, continuiamo a mettere il tappeto rosso a tutti questi onorevoli. Questo non ha significato in queste cose, per Delia Nuova che è stato sempre il centro, il cuore. Poi mi sembra di avere la finestra sul mondo di fronte a Delia Nuova, la finestra sul mondo per chi parla da qua sopra. Però siamo calmi e delicati nelle condizioni che noi dobbiamo andare avanti, dobbiamo fare le cose passo per passo. Io questa sera, vedete, ho accanto a me un programma che ho realizzato per quanto riguarda quella che è stata un po' il curriculum di un Santa Giorgia, un Santa Giorgia ormai scomparso, un Santa Giorgia ormai che non si è mai interessato a nessuno, un Santa Giorgia che nessuno ne ha voluto mai sapere, amministratori, beni culturali, assessori ai beni culturali, persone che poi si racchiudono solo per quanto riguarda i complessivi dell'estate, ma delle cose significative e positive nessuno ha dato una fase di cambiamento concreta. Allora io, per quanto riguarda la cittadinanza, io ho cercato di fare un programma turistico, religioso e culturale da tempo, però voglio tracciare il punto per quanto riguarda la viabilità. Per quanto riguarda la viabilità, che è molto importante, oggi il presidente Morabito ha avuto anche il coraggio di presentarsi attraverso un manifesto e dire tutto questo, dire il presidente Morabito incontra i cittadini. Non è che ha avuto il coraggio di dire il presidente Morabito ha ancora il coraggio di affrontare i cittadini e di invitare i cittadini. Ma dov'era il presidente Morabito quando sono successi quei casi per quanto riguarda Castellaccio dei guardarail, dove sono morti delle persone
che sono venuti a fare i politici di turno nei funerali e poi sono scomparsi totalmente. Dov'era il presidente Morabito in quell'occasione? Dov'erano tutti gli altri componenti che lo seguivano? Per un presidente Morabito che ha accettato in maniera ipocrita un candidato proveniente da Forza Italia, è vero, come uomo e come persona, benissimo, l'ha accettato. E però oggi questi signori che dicono di essere della sinistra, perché continuano a non accettare quella persona che sinora accettate? Dice perché questa persona ormai non vale più niente, allora non valete voi e non vale lui e non valete neanche voi. E allora questo, ditelo alla cittadinanza a queste cose, perché voi avete messo le condizioni di una confusione tale per quanto riguarda la politica della nuova, veramente incredibile. È una confusione, perché domani l'elettorato che si spingerà nelle urne e che praticamente non sa, sicuramente sono convinto, dove mettere le mani, si emozionerà dove mettere le mani, perché dice Giordano, Verele, Barillaro, Pasquale, con tutta questa pressione, dice dove metto questo segno, boh, ma non pensate che nessuno sa, domani è un rebus, le elezioni elettorali sono un rebus domani, nessuno sa dove mettere la penna, state tranquilli. Non è che arrivano e hanno 2, 2, 4, 4, 3, 3, nessuno domani sa dove mettere la penna, state tranquilli. Solo che uscirà un candidato forte dalla forza vincente, che noi dobbiamo avere la possibilità praticamente di riportarlo a noi, di dire siediti con noi, parla con noi, conversa con noi, dici quello che puoi fare, quello che non puoi fare una volta per tutti. Mettiti davanti alla cittadinanza con un programma brutto, stracciato e significativo che possa essere. E questo è il significato delle persone che andranno a votare e sanno chi votare e sanno chi non votare. Ma andando così avanti praticamente le persone sono in uno stato fusionale dove non è facile liberarsi, dove assolutamente non è facile liberarsi. A me mi hanno detto che la mia candidatura nasce da un'incoerenza politica, ma è una cosa proprio da non credere nella maniera più assoluta. Io, la candidatura mia è scaturita soprattutto prima da un programma interiore che io ho posto in evidenza, poi secondariamente è scaturita dal fatto di denunciare una situazione che fino ad ora al giorno non hanno avuto nessuno il coraggio di denunciare. Questo è il discorso, non è andato, quindi mi hanno lasciato da solo e quindi a lottare come Don Chisciotte contro i mulini a vento, da solo, perché per una situazione è una roccaforte da lottare così difficile, va bene, e mi hanno lasciato da solo. Oggi praticamente quando ci sarà le condizioni che affronteremo pian pianino, un programma più istituzionale, più concreto e tutto quanto, allora usciranno tutti i candidati. Abbiamo tutte le strade qua chiuse, mi immagino per esempio tutti i tavolini dove sono tutti questi signori davanti a me, mi immagino dopo un fanciullo col papillon che dirigerà tutti questi tavolini, mi immagino una serie di partiti che saranno tutti sparsi per quanto riguarda Delia Nuova Intero, mi immagino Rocco Scutellà che darà ordine dall'alto per quanto riguarda, e questo è il Delia Nuova che rimane nel sogno praticamente, rimane nel sogno. Ecco, e questo lo si farà quando il dottore Fedele da qua a 50 anni non si candiderà più e praticamente succederà tutto questo. Allora che cosa succede? Oggi che c'è da lottare questa roccaforte, a nessuno viene a fare niente, a dire una parola, hanno paura tutti i politici di turno e tutti quanti. Domani che praticamente il dottore non si candiderà più, allora tutti saranno a galla, abbiamo politici da una parte, abbiamo sedi aperti dall'altra, abbiamo confusione da una parte, confusione dall'altra. Ma secondo voi è un discorso concreto questo qua da portare avanti? Dobbiamo essere conci in funzione di quelle che sono le nostre responsabilità, perché le nostre responsabilità sono tante. Quando noi andiamo in voto, il voto non è una stupidaggine, una cosa poco concreta, non è una stupidaggine. Oggi le cose si dicono in faccia, non nei bar, non nei locali, non nelle cose, le cose si dicono in faccia. Uno quando una persona non la tiene in considerazione o sbaglia, indovina, anche il dottore sbaglia, non pensate che è un santo, sbaglia pure lui, ma uno deve avere il coraggio di andare a dirgli in faccia, non di dire le cose dietro le spalle e poi andare avanti e dire buon signoria, perché neanche lui vuole queste cose.
Perché voi avete reso un personaggio.